Con il record di iscrizioni e oltre 400 persone in lista di attesa, torna il prossimo fine settimana il grande mercato delle pulci ad Arezzo Fiere e Congressi. 7 padiglioni con 600 banchi in un settore l'usato di privati cittadini, nell'altro vintage, antiquariato, collezionismo, handmade, hobbisti, negozi e partite IVA. Sabato 19 ci sarà il cosiddetto déballage, ovvero il momento dell'allestimento del banco, del disimballaggio dei prodotti da vendere nel pomeriggio. Domenica 20 ottobre dalle 9 alle 19 giornata di vendita, ma con tante novità. Nel nuovo padiglione Rarity, il settimo dell'evento, si trovano il vintage e l'artigianato più selezionati, ma tra i partecipanti ci sarà anche Bernardo Lanzetti, ex cantante PFM, con sua moglie. Alle 11 e alle 17 una sorpresa, canterà Impressioni di settembre. Tra le collaterali, la presenza di Andrea Bindi, il vigile del fuoco poeta, alla sua terza ristampa di Inquieto Vivere. E ancora una mostra d'arte di Laura Serafini e Antonella Cedro, il Cenacolo degli Artisti, Trucca Bimbi, il laboratorio del mosaico di Andreina con i sonisti di Musaica e una caccia al tesoro solidale. Non manca davvero nulla per vivere un fine settimana tra riciclo, riuso, buoni affari, ma soprattutto ciò che i soldi non possono comprare, quella socialità che solo iniziative così sanno regalare.